Meglio di no. Noi dovremmo assaggiare tutto. Oh, tu figlio certo, proprio un bel rompi. Ok, adesso fammi la palata. Ciao amici, sono le 8:30 di un venerdì sera caldissimo di fine maggio e piuttosto che andarmi a divertire sto andando a vedere Una notte da meccanico, cioè la notte bianca di un istituto professionale di Zagarolo. Il passaggio che avverrà dall'adolescenza all'età adulta di alcuni ragazzi. Me lo sono chiesto da quando Emanuele mi ha detto andiamo alla notte bianca. Ho detto perché dovremmo fare un video sulla notte bianca dell'istituto professionale di Zagarolo? Perché dovremmo conoscere degli aspiranti meccanici? Non lo so, ora lo capiremo. Siamo pronti a fare meccanici? E che ne so, lo devi dire te. Perché dovremmo andare? Perché? Perché? Ma ti ho promesso mille volte che ti avrei portato la notte bianca. Pare che siamo una coppia. Emanuelino, mi porti la notte bianca? Finita la pandemia, ci sono anche le notti bianche. C'è la notte bianca romana, dell'alta moda, la notte bianca di Parigi, la notte bianca di Bruxelles, la notte bianca di La Balkan. La notte bianca a cui ci hanno invitato è la notte bianca dei meccanici. Quindi questa sera una serata da meccanico. Poi a scuola di notte chi ci è andato mai? Ci stiamo fermando al primo ostacolo, le mutande in faccia. Emanuele si è dimenticato dopo un mese che non la usa, neanche un mese, come si mette la mutanda in faccia. Yahoo! C'è anche il servizio mascherine, perché a scuola sono ancora d'obbligo, eppure se è notte bisogna entrare con la mascherina. Barbari! Buonasera! Buonasera! Allora diciamolo però, ci hanno invitato a questa scuola che è un professionale. Mi sta lampando! Poi farà la notte di tempesta. È notte bagnata, notte fortunata. Una notte da meccanico! Un'iniziativa che ci siamo inventati quest'anno. Perché volevamo far conoscere questa scuola, perché questa è una scuola particolare. Una scuola piccola, in periferia, tutti pensano alle grandi città, alle grandi scuole. Diciamo questa è la scuola piccola che ci viene. Qui secondo me ci viene il top del top. Sono 2 anni consecutivi che raggiungiamo la piena occupazione. Quindi che gli studenti sono nel totale. Significa che quando finiscono sono 2 anni che stanno a fare occupazione. Esatto, lavorano perfettamente. Questa è una scuola che lavora sui piccoli numeri, è l'eccellenza. Perché secondo i dati Eduscopio, che è della Fondazione Agnelli, che misura l'efficacia della scuola, questa qui è la prima in classifica per tasso di occupazione post diploma e per coerenza di titoli di studio e mondo del lavoro. Quindi chi viene qua lavora. Chi viene qua lavora. Vediamo che lavori fanno. Va. Noi entriamo. Entriamo. Questa è una macchina di carica del gas. Credo che in tutta Italia ce l'avranno se non 4 istituti e non di più. Questa ci vuole gas? Dell'aria condizionata. Posso portare la macchina qua? Poi ti facciamo la ricarica a gratis perché siete barbari. Noi siamo l'unica scuola del territorio che rilascia il patentino per la conduzione di questa macchina. Capito? Per mettere l'aria condizionata c'è il patentino. Stiamo entrando dentro un'officina meccanica. Esattamente. Sì. Questi sono ragazzi del terzo anno. Qui primo si anno che fanno le materie tecniche. E si studia anche. Fa una cosa. Che stai facendo, Antonio? Un pistone di una macchina. Però in genere i pulsantinosi sono pericolosi. Di solito premerlo non porta tanta fortuna. Quanto sarebbe figo premerlo? Ho un disegno, la realizzazione è questa. Ah, questo è il prodotto finale? Sì, è il prodotto finale. Proviamo a farlo? Un'idea. Marco! Vuoi provare? Proviamo. Partiamo da spiegare il macchinario. No, sì. No? Io so che questo va qua. No, dove stai mettendo? Questo va qua. Questo va messo dentro al mandrino. Questa qui è una torretta sulla quale viene inserito l'utensile per la lavorazione. Vabbè, ma il pezzo grezzo qual è? È l'alluminio in questo caso. Dove sta? Questo qua è il pezzo iniziale. Ah, da questo? Ah! La conosci? Così, sì, dentro sta lavorando. Da quello lì otteniamo il risultato finale. Allora, mettiamo questo che cosce. Lo mettiamo lì. Ma quanto ce l'ha fatto torno? Quanti ce l'hai? Ci manca la mascherina. La sicurezza prima di tutto però. Bravo! Fatelo in sicurezza. Questo è il pannello di sicurezza, senza questo non passa. Qui possiamo impostare la velocità di giri, in questo caso stiamo a 660. Va a 660 giri. Grazie a voi. Qua rimane a destra e a sinistra. Vediamo che è venuto fuori. Diciamo che bolle, va. Ma soprattutto poi alla fine con questo che ci fa? Se fosse più grande lo metti dentro la macchina. Volendo potremmo usarlo come portachiavi. Ah, stiamo andando ad ascoltare la Divina Commedia recitata in inglese e al contrario. Dove si fa Dante? Qui adesso facciamo Dante. Il sapere non si misura con la memoria. Si misura con la capacità di trasferire quello che si sa. Ma come, io so a memoria il primo canto dell'Iliade. Fammela sentire. Lo so a memoria, me lo ricordo benissimo. Vai. Cantami, oh diva, dei peli d'Achille. No, dei peli di Achille. Che si tagliava tutte le mattine. Con un rasoio vecchio e tutto rotto.
e dal dolore si pisciava sotto. Pure. Andò dal re con la faccia incerottata tutto un furioso chiedendo una giornata di riposo, ma Agamennone che c'aveva i cacchi sua gliene fregava assai dei mirmidoni e disse a Achille, ma li portacci tu, a che volte vado a mezza di coglioni? Leggi. Ma io ad alta voce? Leggi. Non dovrebbero recitarla leggi. Loro? Leggi. Io cominciai, poeta, volentieri, parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento essere leggeri. Ok, adesso fammi la parafrasi. Salve. Sto interrogando i barbari, ritorniamo su fra due minuti. Dobbiamo riannare giù, sono stato salvato dalla campanella, dobbiamo tornare giù. Nel frattempo che loro vanno giù passerei all'altra stanza della tortura. Queste sono tutte le attività fuori che abbiamo fatto quest'anno. Cioè voi non state piantati qua, voi girate pure. Loro stanno andando a salutare le istituzioni, ma se permettete noi ci andiamo a bere una cosa, che è meglio. Questo è l'angolo più interessante della scuola. Chi si occupa qui del portale? Io, grazie. Ok, no, ancora non si può portare. Le cose donate non vanno restituite, che fai? Abbiamo voluto noi barbari donare un dolce. Mo gli troviamo un posticcio. È una donazione che facciamo volentieri. Adesso ci proviamo. Noi dovremmo assaggiare tutto. No, adesso, prima che arrivino, per una questione di sicurezza. No, loro, noi, io. Sì, così. Per una questione di sicurezza. Sono due ore che mi stanno portando. Loro. A me la preside Cenciarini ha detto andate su e assaggiate la qualità, perché noi di solito andiamo a assaggiare tutto in giro, no? Ma la preside conosce i nostri catering, quindi. Però in questo caso ha detto assaggiate un tramezzino, una pizzetta, un cannolo, una cosa. No, dobbiamo aspettare. È tornare un po' indietro negli anni. Ad esempio, in questo istituto si chiedono come si calcola la potenza di una caldaia per una stanza di 70 metri quadri e che è alta 3 metri. A me non l'hanno mai posta sta domanda. Ma io solitamente chiamo Emiliano, che aggiusta le caldaie o le vende, viene, arriva a casa, la monta, la posiziona. Stavamo a capire per una stanza di 70 metri. Non lo so manco io, però non ci sono arrivato, sto al terzo io. Ah, al quinto. Al quinto già sanno come si calcola la potenza di una caldaia di una stanza a 70 metri quadri a 3 metri. Adesso facciamo tutta roba su materiali, saldatura, tutte queste operazioni. Mi fanno studiare i ventilatori? Ma la parte elettronica, queste cose così, iniziano dal quarto un po'. Ah, al quarto il ventilatore, al quinto quarto, si arriva alla caldaia. Già stanno iniziando a fare le caldaie, i ventilatori, cose così. Qua ti danno un diploma di meccanico, però esci da questa scuola che sai fare il meccanico, qualcosa di idraulica la conosci. Le caldaie e la Divina Commedia. La Divina Commedia in inglese soprattutto. Tu la sai? Avete fatto i pezzi degli scacchi con tornio, cioè questi sono. Ah, questa è carina. Ma non solo la scacchiera con i pezzi del tornio, ma questo che è? Questo è anche l'albero di Natale. Albero di Natale fatto con. Ah, questo è legname di risulta. Dovrebbe essere di Barbo. Eh? Di Barbo. Eppure è presepe, anche questo fatto dai ragazzi del professionale con tutto il materiale. Ma sai cose che si possono fare? L'albero è un'idea tua? Sì. Come è venuta l'idea? Allora, l'idea è venuta sinceramente Senza dovevamo... palle ma col pellet. Esatto. Dovevamo realizzare un oggetto di Natale, perché è nato questo progetto di Natale visualizzando su internet, perché ho preso spunto da lì, devo essere sincero. Ho visto questa adesso non faccio nome anche perché non mi ricordo, che realizzava questo albero in questo modo. Io l'ho... È papà quello lì? Sì. Noi siamo? I barbari! Mi tolgo anche la mascherina. E quindi niente, abbiamo realizzato questo tavolo recuperando delle tavole. Oh, tuo figlio certo, però con belle rompi. Sì. Sta scherzando. Beh no, comunque alla fine riuscirà una bella cosa. Dico, sai cos'è il materiale di risulta? È il materiale di scarto. Allora, stiamo rincorrendo il professor Maurizio perché sembra che ci sia una bottiglia di vino nascosta da qualche parte, visto che il vino al tavolo è finito. Ma siamo entrati nella dispenseria della scuola. Buone che la bottiglia si trova, eh? Forse. Io non ho messo da parte una bottiglia, tanto. Sì. E qua tutti glu. Niente vino, solo l'acqua delle piante. Niente, sembra bicchiere, devo comprare. È finito. Meglio di no. È un bel quadro. Vedo un naso, vedo un occhio su un naso. È cubismo. È Picassismo.
Ma perché Picasso non era cubico? Ah, vedi? Col Torni hanno fatto anche un ping pong. Andiamo alla sala ping pong. È anche un liceo artistico. Allora, abbiamo appena visto un sacco di ragazzi che dall'età giovanile passano all'età adulta. Questa è la festa di fine anno. Se nelle scuole americane c'è il ballo di fine anno, qui c'è la notte bianca del meccanico. Il bilancio finale di questa notte bianca? Beh, sicuramente è stata molto interessante per chi non è mai venuto, magari chi non è mai entrato in una scuola professionale, che magari gli stereotipi si può dire che non si fa niente, si fa casino, che non c'è mai il tornio. Esatto, no, invece... non si lavora. Invece non è vero, perché i macchinari ce li abbiamo, ce li fanno usare. Come penso abbiate visto, si studia, si lavora, comunque le attività si fanno. Si mangia. Soprattutto se quello, se balla, si mangia. Si gioca a ping pong. È stata anche un buon, come si dice, una buona cosa per far conoscere anche le altre persone quello che facciamo. Soprattutto voi, che dal nulla siete spuntati così, avete... e hai iniziato a registrare così. Ha pure mangiato il ragazzo. Vabbè, si vede che ha mangiato. È bello satollo. Sì. Ti ringraziamo la preside, i docenti, il docente Maurizio che ci ha invitato. Ringraziamo tutti e vi invitiamo. Anzi, dillo te. Allora, mettete like alla pagina perché sennò like ai video, perché sennò arriviamo sotto casa e avvelenamo. Mi famo un così. Ciao scuola. È stato un vero piacere. Tutti in pista.